Si parla molto spesso dell'importanza di aderire alla previdenza complementare. Molte volte si analizzano esclusivamente i vantaggi fiscali e i rendimenti del fondo pensione, ma pochissime volte si sa quello che avviene al momento del pensionamento, ovvero come viene erogato il montante accumulato. Rimani fino alla fine del video perché ti spiego tutte le modalità di fruizione della pensione complementare. Ciao, sono Diego Lancetti e sono un consulente finanziario indipendente per Atene SCF. In questo video ti mostrerò come percepire il montante accumulato nella previdenza complementare, cioè scegliere sotto forma di rendita o sotto forma di capitale. Ti mostrerò che alcune volte non c'è possibilità di scelta. L'unico modo per scegliere di fatto è effettuare una pianificazione previdenziale in modo anticipato. Prima di iniziare vorrei ricordarti ancora una volta l'importanza di aderire alla previdenza complementare il prima possibile. Come ben sai, infatti, la tassazione in sede di erogazione della rendita pensionistica diminuisce all'aumentare della permanenza alla previdenza complementare. I dati riguardanti all'adesione alla previdenza complementare sono scoraggianti, dal momento che solo il 36% della forza lavoro aderisce alla previdenza complementare e solo il 26% effettua versamenti. Un numero decisamente troppo basso. Gli iscritti sono così divisi: il 32% sono over 55, il 18% sono under 35 e quelli compresi tra i 34 e i 54 anni rappresentano il 50% degli iscritti. Andiamo a vedere ora cosa accade al momento del pensionamento. Al raggiungimento dell'età pensionabile avrai accumulato un montante all'interno del fondo pensione che sarà pari al versamento del TFR o a versamenti aggiuntivi o addirittura al versamento di entrambi. Questo montante dovrà per l'appunto andare ad integrare la tua pensione pubblica. A questo punto hai a disposizione tre modi di erogazione del montante accumulato. Il primo modo è quello di ricevere il 50% sotto forma di rendita e il 50% sotto forma di capitale. Il secondo modo è quello di ricevere tutto il montante sotto forma di rendita. Il terzo modo è quello di ottenere il montante per intero sotto forma di capitale. Spesso quest'ultima modalità è la più richiesta, però non sempre è possibile ottenere il 100% del capitale all'età depensionabile. Resta fino alla fine del video perché ti spiegherò anche quali modi ci sono per ovviare a questa problematica. Il primo modo di beneficiare del montante, ovvero sotto forma di rendita per il 50% e il restante 50% sotto forma di capitale, è una via sempre percorribile. Anche scegliere di ricevere tutto il montante sotto forma di rendita è altrettanto facile e ti mostrerò in seguito diverse tipologie di rendita che puoi scegliere. Il terzo modo, come dicevo prima, è sicuramente uno dei più ambiti, però ci sono dei limiti normativi che ne impediscono un utilizzo frequente. La normativa dice che la prestazione può essere percepita dall'iscritto interamente sotto forma di capitale solo se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, che per esempio nel 2021 è pari a 450,28 euro mensili. Quindi il nostro importo di riferimento è pari a 225,14 centesimi. Per semplificare, si prende il montante accumulato. Di questo montante viene considerato il 70%. Questo 70% va poi trasformato in rendita mensile secondo i coefficienti di trasformazione. Ti ricordo che variano in base al sesso e all'età della persona e che sono aggiornati ogni 2 anni. Se la rendita mensile ottenuta è inferiore ai 225 euro di cui parlavo prima, allora si può ottenere tutto il montante accumulato sotto forma di capitale. Ti faccio un semplice esempio numerico per comprendere meglio questo passaggio. Poniamo il caso di un lavoratore che arriva all'età pensionabile di 67 anni e che decide di percepire il montante accumulato nel fondo pensione tutto sotto forma di capitale. Applicando i calcoli che ti ho detto in precedenza, la soglia al di sotto del quale potrà percepire tutto l'importo subito sotto forma di capitale sarà di 96.000 euro per gli uomini e di 111.000 euro per le donne. La differenza di importo tra uomo e donna deriva dalla diversa aspettativa di vita. Infatti, una donna in teoria ha un'aspettativa di vita maggiore dell'uomo, quindi la rendita dovrà essere minore rispetto all'uomo
perché dovrà coprire maggiori anni di vita. È facilmente intuibile che la problematica di non riuscire ad ottenere tutto il montante sotto forma di capitale riguarda chi nel corso della vita ha avuto comunque retribuzioni abbastanza alte e accumulato un montante elevato. Analizziamo ora il caso in cui tu scelga di percepire tutto il montante sotto forma di rendita. La scelta della tipologia di rendita viene spesso ignorata o comunque non detta dai consulenti che propongono fondi pensioni. In realtà la scelta della tipologia della rendita è fondamentale perché dipende dai tuoi obiettivi di vita. Hai la possibilità di scegliere 6 tipologie di rendita. La prima tipologia di rendita è sicuramente quella più conosciuta. Sto parlando della rendita vitalizia. Questa rendita viene erogata dal fondo al pensionato finché esso rimane in vita. Alla sua morte nulla andrà agli eredi. La seconda tipologia di rendita è la rendita vitalizia reversibile. Questa rendita viene scelta da coloro che rinunciano a un importo della propria rendita proprio per dare la possibilità di ricevere una parte di questa rendita ai propri eredi. Infatti, al momento della morte del pensionato, una parte di questa rendita non inferiore al 50% viene erogata al beneficiario. L'importo della rendita chiaramente varia da chi è il beneficiario, ovvero dall'età e dal sesso, in quanto tutto è legato all'aspettativa di vita del beneficiario. Più anziano sarà il beneficiario, minori saranno gli anni di vita, quindi l'aspettativa di vita, e più alto sarà l'importo erogato al beneficiario stesso. Una restrizione importante è che il beneficiario non può essere modificato. Questo proprio a causa del fatto che la rendita dipende da particolari caratteristiche quali il sesso e l'età che ne determinano l'aspettativa di vita e quindi l'importo della rendita. La terza tipologia di rendita che puoi scegliere è la rendita certa per X anni e poi vitalizia. Questa tipologia di rendita viene garantita per X anni, per esempio per 5 o 10 anni, sia al pensionato o, in caso di sua morte, agli eredi. Oltre questo periodo, la rendita diventa vitalizia e quindi viene erogata esclusivamente al pensionato finché rimane in vita. Una quarta tipologia di rendita è la rendita differita. Con questa rendita, il pensionato sceglie un'età a partire dalla quale percepirà la rendita e quest'età ovviamente deve essere successiva a quella pensionabile. Questa opzione della rendita è probabilmente la meno diffusa, dal momento che il pensionato che versa i contributi li versa proprio per avere una rendita al momento del pensionamento e non successivamente allo stesso. La quinta tipologia di rendita è la rendita controassicurata. Prima di parlarti di questa rendita è giusto fare una premessa. La scelta dell'importo della rendita dipende dal coefficiente di trasformazione del montante in rendita. Questo coefficiente a sua volta dipende da 2 importanti parametri, l'età pensionabile e l'età di aspettativa di vita media. Poniamo il caso che un lavoratore vada in pensione a 65 anni e che sia prevista un'aspettativa di vita di 85 anni. L'importo della rendita mensile è calcolato in modo tale da riuscire a coprire questi 20 anni, tra i 65 e gli 85 anni di aspettativa di vita. Nel caso in cui il pensionato dovesse vivere oltre gli 85 anni, sicuramente percepirà un importo sotto forma di rendita maggiore del montante accumulato nell'attività lavorativa. Nel caso in cui il pensionato venga a mancare prima degli 85 anni, l'importo che avrà versato come montante sarà sicuramente superiore di quello che ha percepito sotto forma di rendita. È a questo punto che interviene la rendita controassicurata. Questa tipologia di rendita va a garanzia degli eredi. Nel caso in cui il pensionato muoia prima dell'aspettativa di vita degli 85 anni, ci sarà una parte del montante versato dallo stesso all'interno del fondo pensione che non è stato percepito dal pensionato in vita. Proprio questa rimanenza all'interno del fondo pensione sotto forma di capitale viene erogata ai beneficiari. L'ultima forma di rendita della quale ti parlo va anche a garanzia della tutela del pensionato sotto forma di assistenza previdenziale. Questa è una rendita con maggiorazione LTC. Long Term Care. Con questa tipologia di rendita l'importo della stessa viene raddoppiato nel caso in cui il pensionato sia in una situazione di non autosufficienza, ovvero sia impossibilitato
a svolgere azioni quotidiane come mangiare, vestirsi o lavarsi. Ma a questo punto ti starai chiedendo: è meglio ricevere il montante sotto forma di rendita o sotto forma di capitale? Dare una risposta unica è pressoché impossibile, dal momento che, come ti ho mostrato, l'importo della rendita varia dall'aspettativa di vita e quindi dal sesso e dall'età del pensionato. Non sapendo per certo l'aspettativa di vita del pensionato, è impossibile dare una risposta che vada bene per tutti. Infatti, a livello di vantaggi puramente economici, sarebbe più conveniente ricevere l'importo sotto forma di rendita qualora il pensionato dovesse vivere più dell'aspettativa di vita. Nel caso in cui il pensionato venga a mancare prima dell'aspettativa di vita di 85 anni che parlavamo prima, sarebbe più conveniente ottenere tutto sotto forma di capitale. Ma, come detto prima, è impossibile conoscere l'aspettativa di vita di una persona. Quindi la risposta corretta è che la convenienza dipende esclusivamente dai tuoi obiettivi. Se per esempio tu hai necessità di avere un importo sotto forma di capitale per acquistare per esempio un'auto o un appartamento, allora avrai la convenienza, per l'appunto, di ricevere il montante sotto forma di capitale. Nel caso tu necessiti di una rendita integrativa alla pensione pubblica o che vuoi lasciare una parte di questa rendita ai tuoi eredi, la scelta più opportuna è sicuramente quella di trasformare il montante in rendita. Nel caso in cui tu scelga di ricevere tutto l'importo sotto forma di capitale, ma hai accumulato un montante troppo elevato per riceverlo sotto forma di capitale, il mio consiglio è quello di aprire più fondi pensione. Aprendo più fondi di pensione potrai versare capitali in ognuno di esso, e dal momento che i montanti nei singoli fondi pensione non fanno cumulo, potrai riscattare per intero il 100% di quello che hai versato all'interno di ogni singolo fondo pensione. Ti ho mostrato come la scelta della tipologia di rendita viene spesso sottovalutato, ma è un aspetto di fondamentale importanza perché è legato strettamente ai tuoi obiettivi. Abbiamo visto che vi è la possibilità di scelta tra percepire una rendita o il capitale per intero. Infine ti ho mostrato anche come puoi ricevere tutto il capitale per intero anche se hai accumulato un montante elevato. La cosa più importante che devi sapere è che tutte le scelte riguardanti il fondo pensione, la scelta della rendita, la scelta del capitale e quindi tutto ciò che ruota attorno al mondo previdenziale è strettamente legato al mondo finanziario e assicurativo. Sarebbe inutile scegliere una tipologia di rendita con maggiorazione LTC Long Time Care se si ha già una copertura assicurativa per la non autosufficienza. Ti invito quindi a prenotare una consulenza indipendente che analizza la tua situazione a 360 gradi sotto il punto di vista previdenziale, assicurativo e finanziario. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto con un like e cosa ne pensi nei commenti. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.